Ciao ragazzi, oggi sul mio Minecraft è successo qualcosa che veramente non riesco a spiegarmi. Come vedete ora non ci sono nella stanza, proprio perché adesso sto riguardando il video e sto commentando con voi, ma non sono presente là. E più avanti nel video, io non vi dico nient'altro, ma più avanti nel video vedrete ancora di peggio. Ma ancora di peggio, non vi dico nient'altro ma vedrete ancora di peggio. E guardate ora, cioè il mio personaggio si sta muovendo da solo di nuovo. Quando noi pensavamo che fosse tutto quanto finito, che non ci fosse più niente, che non succedesse più niente di tutto ciò. Invece sta continuando. Sta continuando e continua così. E guardate cosa ha scritto qui. La fine è vicina. Adesso vedrete la mia reazione quando io arrivo e mi siedo sulla sedia. E vedrete cosa dico, perché si vede, cioè, che veramente sono completamente spiazzato, perché non me l'aspettavo. Cioè, altro che non me l'aspettavo, cioè, proprio non è una cosa normale. Adesso vedrete. E guardate fino alla fine, perché veramente succederà di nuovo questa cosa. E succederà il 20 volte peggio. E scopriremo pure una cosa terribile. Non vi dico nient'altro. Oh, ma chi è? Ragazzi, ma siete su TS? No. No, no, aspettate un attimo. No, 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 aspetta, 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 aspetta. La fine vi... Ma io non ero là? No, ma sai che forse mi sto confondendo? Non ero qua. No, però allora... Aspetta, aspetta un attimo. Chi è che mi ha messo questo cartello, però, se io ero qua? Nel mondo non c'è nessuno... Oh, porca miseria. Oh, porca miseria, no, perché? 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 Io lo sapevo, ragazzi. Io sto tenendo la registrazione accesa ormai giorno e notte per vedere se c'è qualcuno che continua ad esserci in questo mondo, e a quanto pare c'è. E finalmente si è manifestato di nuovo, questi tentacoli. Avevamo detto, avevamo pensato che fosse la fine, ma in realtà non è. Mi sembra strano, però abbiamo già la serie di Minecraft dove c'è... Non so, avete presente Minecraft dove c'è quella sorta di demone, non mi ricordo, che fa, non lo so, che ci si impossessa del mondo, eccetera. Qui praticamente mi si è impossessato del personaggio. E anche in quell'altro mondo è successa la stessa identica cosa, solo che non capisco cosa c'entra questo mondo con l'altro mondo. Perché è sempre collegato? Non è che per caso c'entra qualche strana entità, qualche strano... Non lo so, mi viene da dire hacker, personaggio. Io veramente ormai non capisco più. Perché c'è, cioè, veramente il mio personaggio si mette a muovere. Cioè si muove da solo. Letteralmente. Io ero, avete visto, io non ero qua. Io ero di là, ragazzi. Cioè io veramente non so cosa pensare di questo mondo. E non so nemmeno cosa pensare di Minecraft. Cioè sinceramente mi sto... Cioè, mi sto completamente inquietando, cioè, ma non so nemmeno come descrivere come mi sento io ora in questo momento, cioè, sono scioccato, altro non posso dire che sono scioccato, perché non ho parole, non so come possa succedere una cosa di questo tipo, perché abbiamo visto tutti che io non c'ero, io ero di là, che stavo facendo altre cose, ma questo non importa. Non c'entra niente. Io direi di continuare a stare un attimo in questo mondo, ok? Allora, prima di tutto mi prendo le patate, che fra l'altro il mio inventario è pieno di cose qua. Allora, io ho paura a stare in questo mondo ormai. Io ho letteralmente paura. Ma direi di starci, ok? E sono da solo, non c'è nessuno in questo mondo. E dico nessuno. Quindi dobbiamo stare attenti, tunisiani, perché i miei amici di solito entrano in questo mondo, sono spesso più attivi di me. E io vi faccio anche vedere questo mondo che abbiamo costruito insieme. È molto bello, guardate. Questa è per esempio la casa di Fede. Per ora non può più entrare, nemmeno registrare, per motivi, diciamo, suoi, che ora non vado a dire. Ed è anche comprensibile, sinceramente, dopo che succede tutto questo in questo mondo strano. Poi questa è la casa di Gabri, che avrete visto mille volte. Veramente bellissima. Io mi sono... Di uno spaventato. Porca di quella miseria. Adesso prendo a calci nel sedere, Gabri, perché non è possibile. Cioè, ti pare che metti una testa del drago davanti all'entrata? Un'altra? No, vabbè, dai, ma... Cioè, allora mi prende per il... Cioè, scusatemi, Non può. Non può. Adesso gli distruggo tutta casa. Gli brucio tutta casa. Fra poco. Allora, io non entro più in questa casa perché è inquietante come... Non so cosa. Cioè, sembra... Avete presente quelle case dei cacciatori? Non so se avete presente. Tipo, quelle là... dei cacciatori tipo americani. Non lo so. Che mettono tipo quelle... teste di animale mozzate. Schifo proprio. Una roba terribile. Ecco, quello è Gabri.
con l'Ender Dragon, però, che è leggermente diverso da un animale, l'Ender Dragon, cioè non è proprio un animale, diciamo. Invece questa è la casa di Angelo e Chiara, che sarebbero, voi sapete, i nostri amici che registrano insieme a me. È molto bella anche questa, sopra non c'è niente, ma sotto è veramente bellissima. Io direi di continuare a stare in questo mondo, ragazzi. Intanto vi faccio vedere, ma per intrattenervi, non lo so, vi devo fare qualcosa, cioè vi devo far vedere appunto il mondo, vi devo far vedere qualcosa, altrimenti non è che possiamo stare qua 30 minuti, e non posso nemmeno caricare un video di 2 minuti, per dire. Quindi voglio vedere cosa succede se sto ancora qua, voglio capire se questa storia di questa cosa, non so, di questa entità che mi che possiede spesso me, e non solo me, diciamo, andrà avanti, diciamo, avrà qualche ragione, qualche logica, perché io veramente la logica non la sto trovando, cioè... A parte che è veramente bellissima questa casa, ma è anche molto inquietante, secondo me. Proprio, ma secondo me tutto quanto è dovuto a questa entità, eh. Guardate, poi questo è pure l'End. No, seriamente, questo mondo è veramente inquietante. Cioè, io... È inquietantissimo, ragazzi. Io non so come... Cioè, giocare da solo in questo mondo significa veramente... Non lo so, cagarsi addosso. Cioè, altre cose non mi vengono in mente, eh. Usciamo da questa casa perché è importante adesso andare a vedere altre cose. Oh mamma mia, ragazzi, cioè veramente. Poi questo è il cimitero, no? Come se non bastasse. Cioè, come se non bastasse, c'è un cimitero di animali, no? Come se non bastasse tutta questa situazione. Poi guardate anche da quella parte, avete visto? Mi sembra che lì qualcuno una volta abbia costruito per sbaglio. Anche non poteva costruire, ma ha costruito questa cosa. Ha fatto arrabbiare prima di tutto me, ma poi anche, mi sa, non lo so, questa entità che continua ad esserci in questo mondo. Che poi, vi ricordate quel libro dove ci diceva è la fine, siamo giunti alla fine, tutte quelle cose strane che stava dicendo? Io mi ricordo vagamente, più o meno, non ricordo esattamente cosa diceva perché è passato un po' di tempo, ragazzi, però mi ricordo quel libro e secondo me la fine è vicina per davvero. Io non so cosa voglia dire con la fine del mondo è vicina. Io mi auguro vivamente, per carità, per carità, che non distrugga il mondo. E io per fortuna ho fatto un backup. Ragazzi, se dovesse succedere, io ve lo dico, io questo mondo lo tengo sempre tengo sempre la registrazione attiva, quasi sempre praticamente, ma non è che adesso posso stare tutta la notte con la registrazione attiva, però sto durante il giorno, sto qua in questo server e diciamo quando non ci sono, e tengo anche la registrazione attiva. A me non sembra di aver visto altre cose a parte l'ultima, a parte questa cosa qua, e secondo me questo è un ulteriore segno. Secondo me questo è preoccupante, ragazzi. Cioè, io per fortuna sono intelligente, quindi ho fatto altri backup, cioè nel senso ho salvato il mondo. Praticamente se me lo distrugge questa sorta di entità, non dovrebbe succedere assolutamente niente, perché ci sono già i salvataggi vecchi e questa sicuramente è una protezione in più. Però speriamo che non continui a rompere le scatole, perché se continua così a rompere le scatole, poi dopo diventa un casino. E io penso che comunque per risolvere questa situazione dobbiamo risolvere qualcosa nel mondo di Minecraft maledetto, che voi sapete che non ci siamo più andati da tanto tempo. Ed è un bel po' di tempo che non siamo andati in quel mondo. Ma secondo me succederà qualcosa di nuovo lì. Secondo me per forza, cioè non ci sono altre spiegazioni. Non lo so. Oh, perché mi hanno dato un Crimson Sign? Ma mi si sta muovendo da solo tutto! No, 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 state scherzando. No, 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 io testimoni. No, 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 raga, no, 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 raga. Cioè, io adesso sto premendo. Sto cercando di premere. Non funziona! Non funziona! No, vabbè. Cosa sta facendo? È da mezz'ora che continua avanti e indietro a cercare di fare col razzo. Ma che cosa sta... No, 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 raga, cioè, adesso io non sto premendo, io sto cercando di farvi vedere. Sta mangiando una patata. Ma perché? Ma lui che mangia... Ma scusami, ma non è normale. Ha preso il volo, ma io non sto toccando niente. Io... Cioè, io boh... Io, ma guardate, cioè, se io premo adesso i tasti della caspita di tastiera, non si smette, non funziona, ragazzi. Cioè, vi rendete conto di cosa sta succedendo qua? E io mi sto anche innervosendo. Cioè, veramente non ho parole. Ma poi cosa sta scrivendo? TikTok? Ma proprio come l'applicazione TikTok? Il tempo? Cosa? No, ma cosa sta scrivendo? È finito? Cosa cerca di dire? Ma ragazzi, cioè, vedete, io non sto toccando, giuro. Guardate, domani ci sarà? No, io no, veramente non ci sono. Ci sarà? Cos'è che ci sarà? La fine di tutto.
con la faccina sorridente. No, vabbè, raga, ma questo è pazzo. Cioè, questo è fuori di testa. Cioè, io... ma io... cioè... ma cosa... allora, scusate, io non so cos'è appena successo. Cioè, cosa caspita... io sto cercando... io sto letteralmente cercando di muovere le cose. Non si sta muovendo niente. Non si sta muovendo niente. E questa veramente è una prova veramente inconfutabile. Cioè, nel senso, non si può dire che non è vero. Perché, cioè, letteralmente io sono qua che... non lo so, cioè, ho un cartello davanti che non ho scritto io, ma il mio stesso personaggio ha scritto... non mi ha chiuso il gioco. Mi ha chiuso... no, 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 no. Io